sole, A fa caldo, previsioni che in vista del weekend invitano a sognare spiagge assolate e bandiere blu di cui approfittare. Per questo però, oltre a quelle meteo, è bene controllare anche le previsioni dei bollini del traffico, che per questo fine settimana volgono decisamente al nero. Traffico veramente intenso, perché oltre ai pendolari della spiaggia ci sono le prime partenze di luglio e gli spostamenti del primo giorno ufficiale di saldi. E in alcune zone sensibili, come Noventa di Piave, dove le spiagge sono a pochi chilometri di strada e la calamita dell'outlet attira migliaia di presenze già in via ordinaria, figuriamoci nei giorni che promettono affari d'oro e sconti supplementari, è già preallarme. La macchina organizzativa, tra polizia stradale, polizie locali e protezione civile, è già in allerta, con tanto di bottigliette d'acqua pronte da distribuire agli automobilisti in coda. Altri punti sensibili sono, come sempre, lo snodo di Venezia, sia sul passante che alla barriera di Villabona, e il tratto Latisana-Palmanova, anche qui per la particolare doppia attrazione di spiagge e grossi centri commerciali e outlet. Infine Trieste, per chi è diretto verso Slovenia e Croazia. Una raccomandazione speciale va fatta a chi viaggia in moto, vista la serie drammatica di incidenti delle ultime settimane. Prudenza massima e soste frequenti per reidratarsi sono le regole per viaggiare in sicurezza. E una volta giunti alla meta ci si può finalmente rilassare per qualche ora, che sia su un lettino, sulla spiaggia, per la prova costume o dentro al camerino di un negozio, magari refrigerato dall'aria condizionata, per favorire la prova vestito.